Direi che è fondamentale attingere alle informazioni. Il quadro delle fonti è variegato, visto e considerato che siamo passati bruscamente da un mondo analogico a un mondo digitale, per cui c'è la parte analogica che è quella della carta stampata, dalla quale non possiamo prescindere, per poi alimentare tutta la giornata con tutto quello che è l'informazione digitale che viene dai diversi siti. E penso anche di essere stato uno dei primi a aver creduto a questo mondo. Diciamo che c'è un'evoluzione naturale. Siamo passati insomma dai graffiti ai caratteri mobili di Gutenberg, per poi passare alla carta stampata, al digitale, eccetera. Oggi abbiamo anche questo nuovo canale di informazione. Diciamo che è fondamentale perché ti permette di avere, non sostituire, diciamo, i canali analogici, quindi quelli classici, ma ti permette di avere un nuovo fronte, che è un fronte che permette agli amministratori di essere molto, molto più vicini ai cittadini. Io ho vissuto la parte analogica nell'amministrazione, diciamo, prima il pre-2010, che è stato diciamo, un modo di amministrare. Oggi c'è un altro ancora, che è quello di aprire Instagram e quindi nei messaggi Instagram, piuttosto che in Facebook con Messenger o quello che è, e ti ritrovi in messaggio su TikTok di chi chiede informazioni rispetto a dei servizi, di chi si lamenta di alcuni servizi, e quindi direi che siamo ancora molto più performanti. La vera domanda da farsi è fino a che punto riusciremo a seguire tutti. È un punto di riferimento per la comunità, la stampa locale, e direi che fa un servizio civico che è unico. Io non posso dimenticare quello che è stato fatto con il Covid, piuttosto che con le grandi tragedie, Vaia, la grande alluvione del 2010, l'acqua grande. Insomma, avere l'amministrazione senza la stampa locale significa, diciamo, andare più ad agio, nel senso che siamo molto più performanti, molto più vicini ai cittadini, ma soprattutto riusciamo a dialogare con velocità con i cittadini. Pensate solo al ruolo, diciamo, dell'informazione civica, della protezione civile, che passa attraverso la stampa locale. H-Farm, Human Farm, cioè la fattoria, questa è una vecchia azienda agricola, diciamo rivisitata in versione digitale anche qui, ma anche dall'incubatore, diciamo, di produzioni, di nuove sperimentazioni in agricoltura, diventa un incubatore di cervelli. Questo è il grande salto di qualità. Infatti lo slogan, se non ricordo male, è Big Food, Beautiful Mind, una roba del genere, adesso lo slogan. E quindi scarpe grosse e cervello fino, ecco la traduzione in italiano. E direi che anche la volontà di dire che anche qui si può. La narrazione che bisogna scappare dai territori, andare all'estero, una narrazione a volte molto, molto, diciamo, accarezzata perché fa notizia. La verità è che dall'estero vengono qui per studiare. La verità è che hanno un campus di 2200 studenti, e molti sono stranieri. Addirittura a venire qui d'estate a vedere i corsi estivi dove arrivano gli studenti dalle grandi università americane o inglesi ti fa capire che forse dovremmo essere un po' meno esterofili.